tiratori stanno gustando gnocchi, chi gusta la parmigiana, chi gusta il baccalà. Alla fine com'è andata? È andata benissimo, un'ottima pasta e patate. Voi da dove venite? Da Benevento. Bene, da Benevento qui ad Angri. Perché avete scelto appunto Angri? Perché era una novità per noi la festa della patata e quindi abbiamo voluto vedere come era fatta, la differenza esattamente. Sì, anche per conoscere nuove realtà, sì. E anche per la musica popolare. Bene, alla fine com'è stata la parmigiana? Ancora non la provo, quindi... Proviamolo un attimo, prego, proviamola. Ecco, vedete come sta assaggiando la parmigiana la turista di Benevento. Com'è questa? Buona, buona. Bene, vediamo un attimo invece l'altro visitatore proveniente sempre da Benevento. Ha gustato finora cosa? Il baccalà. Com'è stato il baccalà con patate? Ottimo, ottimo. Lei viene sempre da Benevento, giusto? Da Benevento. Bene, abbiamo altri visitatori. No, aspetta. Allora, siamo qui in un altro tavolo, sempre all'evento della patata di Angri. Ha davvero avuto un successo, nonostante la pioggia si continua a mangiare e a bere. Buonasera, siamo qui con un visitatore e lei da dove viene? No, veniamo da Angri. Veniamo da Angri e questo è il terzo anno che veniamo. Ogni anno è sempre più grande come festa e continuiamo a venire volentieri, ottimo staff, ottimo piatto, tutto molto buono. Ecco, lei in questo momento sta mangiando gnocchi con gattoti di patate, vero? Com'è stato il prodotto dei gnocchi? Gnocchi buonissimi, molto morbidi, anche il sugo molto buono, tutto buonissimo come sempre. Bene, ecco, passiamo ad altri visitatori dove in realtà si può evidenziare la qualità del cibo. Lei sta mangiando in pratica lo spezzatino di patate, vero? Ecco, com'è questo spezzatino? Buonissimo. Per lei? Allora, come mai lei ha scelto Angri questa sera? Prego. Sono di Angri, sono stato invitato a partecipare alla sagra. Allora, la Tamorra che io sappia è un ballo molto antico che risale addirittura all'epoca dei Romani, un ballo in onore del dio Dionisio, se non erro, che negli anni è cambiato ed è diventato la Tamorra. All'epoca era fatto in auspicio di un buon raccolto, perché Dionisio era il dio del vino, quindi l'augurio era quello di avere un buon prodotto, un buon vino di vendere, una buona raccolta soprattutto. E poi è attualmente un ballo molto felice, insomma, un ballo popolare, un ballo di tutti, si buttano tutti a ballarlo, si divertono tutti. Questo ballo rappresenta la vera storia di Angri, vero? È verissimo, rappresenta la vera storia di Angri. E questa è la manifestazione che presenta tutta la storia di Angri. Davvero questo ballo, diciamo, chiude il significato storico di questo evento. Sì, sì, è proprio una cosa storica, veramente. Questa Tamorra rappresenta la cultura di Angri e dell'agro nocerino sarnese. Qual è la sua opinione? La mia opinione è che la tradizione va mantenuta, è una bella cosa e va rinnovata e mantenuta ogni anno e va festeggiata da tutti tranquillamente. È bella, questa è una tradizione antica che risale a molti molti anni fa ed è molto bello vedere anche i giovani che fanno ancora questi balli. Che significato assume appunto la Tamorra? La Tamorra non è altro che un simbolo della tradizione, diciamo. Esprime la tradizione napoletana, la vera tradizione della Croce Sarnese. Alli sei, tu pe, 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 tu
che sembra. Body golf.
cornuto ci provognato, l'hanno misa a fingop. Ma è stata tra rumpo di su spomma che diapù, che signore cavaliere, la voleva la prigioniera. E sono la zona, zona d'Armagnone, sala di consiglio mi vorrei con la famiglia. Ma c'è troppo da, sono arrivati i francesi, la vita sta già nemica.